Cavalli dunque che vanno a prendere posto dietro le ali della macchina. Si tratta di indigene di 5-6 anni, non vincitore di 15.000 euro in carriera, favorito il numero 8 Aspendesi, che però sta facendo un po' di problemi. Vedete un po' e eh, vediamo un po' se la partenza eh, viene o meno convalidata. Sembrerebbe di sì. Hanno sbagliato sia Ion Rub che eh, il favorito oh, Aaron Desi che aveva difficoltà a stare dietro in seconda fila. Stacco della macchina si parte e si parte con il favorito che è già eh, fuori i quadro molto lontano si sta provando adesso a recuperare eh, mentre c'è anche l'errore eh, piuttosto rabbioso Numero di Zenis che viene squalificato nel frattempo sfila in avanti Al Dobaglio il Sauro eh, da tutto niente nei confronti di Arione degli Dei eh, in terza posizione Alonso Griffi, tre sono davanti agli altri provano, che provano a rifarsi sotto ma non sarà semplice dunque Aldo Baio 28 e 5 comunque i primi 400 metri da 1, 11 e qualcosina nel frattempo prova a rifarsi sotto Arondesi che adesso è in quarta posizione ma ha già speso parecchio per essere là 44 e 1 i primi 600 metri quindi pensate un po quanto ha fatto Arondesi da 1 13 e 5 Aldo Baio sta comandando abbastanza eh, tranquillamente nei confronti eh, di Arione degli Dei prova a muoversi adesso. Alonso Griff più indietro, terzo in corda. Adesso Arondesi con all'esterno Alvisi Rock che prova a progredire dopo una partenza non molto felice. E al continua a pedalare. Ormai è in testa 1.14.1 il chilometro. Sta andando a velocità da categorie ben più altisonanti. D'altronde lo conosciamo. Aldobaio, cavallo che quando la prende trista sa pedalare ed il suo interprete sta tirando via senza problemi è Luciano Mancuso, l'errore di Arione degli Dei e così eh, Aldo Baglio ancora chiaramente in avanti gli altri sono tutti abbastanza in, in difficoltà, Aldo Baio, eh, sembra davvero intenzionato stavolta a portarla a casa, in seconda posizione eh, c'è sempre Alonso Griff, poi Alvise Rocca, Aldo Baglio, Aldo Baglio, non ce n'è per nessuno, torna a vincere Aldo Baio con Luciano Mancuso nei confronti di Alonso Griff e di Alvise Rock. E ha fatto sul serio Aldo Baio, non ha sbagliato, è andato in testa e al ritmo di 1, 14, 5, davvero notevole nella categoria, ha messo tutti in riga. Alle sue spalle buoni piazzamenti per Alonso Griff, rivisto tonico dopo un lungo periodo poco brillante e per Alvise Rock, rifattosi sotto dopo una partenza poco felice. E beh, per il favorito Aaron Desi è andata male, in partenza ha fatto le bizze, Antonino Pecoraro Junior che lo improvvisava non ha saputo tenerlo a freno, ha sbagliato e è rimasto lontano e a quel punto non c'è stato più nulla da fare. Comunque complimenti all'Aldo Arlo Baio e Luciano Mancuso. Il training è di Giuseppe Vitale, i colori del signor Stefano Ciampallari, 1.14.5 per il Sauro, vincitore della settima ed ultima corsa di Palermo. Ed allora è tutto per questo convegno palermitano. Una buona serata a tutti.